E Diego Ferrara è il nuovo sindaco di Chieti, super vittoria in rimonta del centrosinistra a discapito di Fabrizio Di Stefano, che era risultato il più votato della prima tornata elettorale. Ferrara ha vinto con il 55,85% delle preferenze, mentre Di Stefano si è fermato al 44,15%. All'inizio di questa campagna elettorale mi meravigliava che 5 anni fa, neofita della politica, entravo in questo palazzo come consigliere comunale di minoranza, poi candidato sindaco, tra l'altro neanche voluto da tutti a maggioranza, quasi osteggiato da molti, e adesso sindaco. È un'evoluzione che non mi sarei mai aspettato, insomma, però sono felicissimo e probabilmente adesso inizierà la vera partita dura. Ferrara, che sarà affiancato dal vice sindaco Paolo De Cesare, dovrà ora fronteggiarsi per 5 anni con un'opposizione corposa, in quanto la coalizione di centrodestra era stata la più votata al primo turno. E Fabrizio Di Stefano si assume la responsabilità della sconfitta. Contro di me, ha detto il candidato della Lega, hanno pesato gli attacchi personali, il centrodestra diviso, ma anche la voglia di cambiamento in città. E ho perso, i numeri parlano chiaro e non ci sono attenuanti. La sconfitta ovviamente è mia, quindi non vado cercando scusanti o diciamo alibi al risultato. Probabilmente la politica dell'offesa personale, dell'invettiva, dell'ingiuria, del vituperio, che oggi sui social sembra quella che più impazzi, ha pagato di più. Un anno di attacchi personali contro la mia persona, non contro ciò che dicevo, quello che avrei voluto fare, proponevo e avrei voluto fare per Chieti, ma contro Fabrizio Di Stefano in quanto tale, ha pagato insieme magari a un centrodestra che anche a Chieti come a Vezzano si è presentato ampiamente disunito. Ma io attribuisco anche a un giudizio che forse è stato fin troppo impietoso verso l'amministrazione uscente. Da sottolineare la scarsa affluenza a questo ballottaggio. Si è recato alle urne il 51,64% degli aventi diritto, il che significa che alla scelta del nuovo sindaco ha partecipato solo un cittadino su 2. E forse questo è il sintomo dell'inadeguatezza contemporanea del sistema rappresentativo. È questo che voglio dire ai cittadini, non siate disincantati. Poi posso fallire anch'io, sono un uomo come un altro, però ce la metterò tutta per darvi soddisfazione.